E secondo me c'è proprio una mancanza forse di comprensione dei politici, nonostante il fatto che disponiamo oggi di studi molto dettagliati sull'impatto economico e sociale della cultura, nonostante questo continuano ad esserci tagli e quindi c'è forse proprio il bisogno di mobilitarsi politicamente per contare a livello politico, come già è successo in alcuni casi, per esempio in Canada, la città di Montreal, in cui il settore culturale ha preso direttamente l'iniziativa. Dall'Inghilterra come vede Bologna lei? Beh, molto positivamente, perché nonostante tutto è sempre una città con alti livelli di partecipazione culturale in diverse fasce della popolazione, una città con buone infrastrutture culturali, con un alto livello di qualità della vita, e senza dubbio la qualità della vita culturale è uno degli elementi dell'alta qualità della vita di Bologna. Però detto questo si potrebbe fare di più, per esempio in due ambiti. Da un lato c'è bisogno di un marketing migliore a livello internazionale per far conoscere al mondo di più i musei di Bologna, la vita culturale di Bologna, i festival, le attività culturali di Bologna, e anche per attirare più turisti ovviamente. Dall'altro c'è bisogno di una strategia delle industrie culturali a livello bolognese, in raccordo anche con Firenze e con altre città dell'Emilia Romagna, per permettere ai giovani talenti che si formano a Bologna di lavorare qui, quindi di creare imprese e così via, perché è una città che non capitalizza abbastanza, non sfrutta abbastanza il talento che ha creato. Bologna è una città straordinaria perché ha la più bella cineteca d'Italia, ha monumenti straordinari, è una città che riserva qualche sorpresa. E poi invece di andare, come potrebbe succedere in un qualsiasi museo, nel coffee shop del museo, qui i ristoranti e i caffè si sprecano. Insomma, c'è un qualche cosa che ha distinto l'Italia da tutti gli altri paesi ed è stato il gusto della vita, di qualcosa che dal Rinascimento a oggi ha una sua continuità. Insomma, mi dispiacerebbe se questo si dovesse interrompere, no? Penso alla scena degli ossi. No, noi vogliamo mangiare bene. Il tema della creatività viene posto, e questa è la cosa più importante, da alcune associazioni imprenditoriali che spesso si ritengono lontane da questo tema. Perché? Perché, come è stato poi detto, la creatività è il processo che fa da anticamera all'innovazione. Perché ci sia innovazione bisogna che ci sia creatività. Ed è per questa ragione che le associazioni hanno ritenuto di affidare a un laboratorio coordinato dall'architetto Mario Cucinella e composto da 15 giovani talenti, giovani formati nelle discipline più disparate, in modo che questo laboratorio potesse produrre delle sollecitazioni, delle idee anche molto in libertà, che dovrebbero poi essere la spina dorsale del futuro piano strategico di Bologna, che deve essere di dimensione metropolitana.